Salve signori, io sono Phoenix e vi sono bentornati ad un nuovo video. Allora, fra poco esce la nuova espansione di Il Gwent, il gioco di carte del Witcher, che nella nuova versione praticamente hanno rivoluzionato tutto e non è assolutamente neanche paragonabile a quello che abbiamo giocato agli albori del lancio e durante il gioco di The Witcher 3. Per cui mi è venuto in mente che, visto che comunque ho preso questa espansione, di reimparare a giocare in questa nuova modalità. Tutto assieme, per cui, beh, speriamo sul gioco, signori, perché sarà parecchio interessante. Parecchio interessante. Non capisco perché abbiamo preso questa via. Attraverso il bosco è più veloce. Corrono brutte voci su quel bosco. Ah, storielle. Tieni, è carica. Prima cosa che sarà da Tante fare grazie. È cambiare Molto il doppiaggio. gentile. Assolutamente La cambiare il notte è doppiaggio. giovane. Partitina a carte? Sì, e poi un'altra storia. No, stasera no. Ma c'è già tutto. Falò, Pipe, Gwent. Sarebbe perfetta. È tradizione ormai. Ah, va bene. E sia. Questa è una storia che Geralt mi raccontò dietro mia insistenza. Accadde proprio in questi boschi, non lontano da Aldersberg. Il Witcher stava viaggiando attraverso la selva con il suo leale amico, il bardo Dandelion. Dandelion! Stanchi per il viaggio, i due decisero di accamparsi e di preparare la cena. Geralt andò a prendere dell'acqua, mentre Dandelion si allontanò in cerca di funghi, poiché il pasto si prospettava piuttosto insapore. All'improvviso, il trovatore sentì un lungo brontolio. Inizialmente lo attribuì al suo stomaco, ma il misterioso suono venne presto seguito da un forte stridio. Incuriosito, Dandelion avanzò in direzione del suono. Una decisione che avrebbe presto rimpianto. Ok, è molto interessante come cosa. Questa nuova modalità che non c'era una volta, una volta prendevi il gioco e venivi buttato dentro, proprio subito. Non avevi tempo né di pensare né di ragionare. Eri proprio tac, via. Questo giro qua invece ti obbligano proprio a fare un tutorial, senza prima ancora di entrare nelle impostazioni. Aspetta, eccole qua. Prova dialoghi, va bene, va bene, va bene, va bene. Generale, lingua testi, lingua audio. English, oh yeah. Perfetto, applica modifiche. Oh, che bene. Che bene, che bene, che bene, che bene, che bene. D'accordo, dicevamo. Allora, tenuto l'icona a forma di spada per avviare il tutorial. Sono qua, cosa abbiamo? Non possiamo cliccare ancora, d'accordo. Ah, tenere per molto giusto. Giusto, giusto, giusto. Benvenuto a Gwent, questo campo di battaglia. La metà inferiore è riservata alle tue carte, la metà superiore invece a quelle dell'avversario. Per quelle dell'avversario. Amidst the trees, a wooden bridge came into view. At one end, a group of travelers. Dall'altro, un'orda mostruosa. Ah! Help! Save us! I beg you! Why do I always find myself? Hold on, I'll get help. Dandelion pivoted on the spot, then froze in place. Che questa cosa che ti usano come nel Thronebreaker, le carte, il campo di battaglia per raccontarti una storia è una figata, è veramente una figata. La forza del valore fondamentale dell'unità, maggiore la forza dell'unità, più alto il suo valore in campo. D'accordo, questa è una cosa classica che c'era sempre stata, diciamo, dai. No, no, stop! You'll never escape them, they're too fast! And just who the ruddy hell are you? Some bloody expert on monsters? I've learned a thing or two. Second hand. We can't let on that we're afraid. Come on, everyone! Forward! Attack! I giocatori saltarono nei turni giocando carte finché entrambi non hanno giocato tutte le carte della propria mano. Potrai visualizzare le carte nella tua mano prima di decidere quale posizionare sul campo di battaglia. Gioca una carta qualsiasi, sono tutte e tre carte uguali, senza abilità praticamente, a parte Dandelion.
Allora, guida la carovana, umano, nessuna abilità. Scorta della carovana, nessuna abilità. Dandelion, fedele amico. A fine del round sposto questa carta dal cimitero nel tuo mazzo. Il che è molto molto interessante. Va giocata nel primo round questa. D'accordo, allora direi subito fare la cosa qui. Abbiamo due soli posti, per cui... un arciere, buttiamolo qua, dai. I'm coming! And ye, Master Bard! Holding my position for now. Someone should stand back, observe the battle as it unfolds, devise tactics, a strategy. Alcune carte possiedono abilità attive, che potrai attivare manualmente, durante il tuo turno. Al momento non possiedi carte di questo tipo, perciò, dopo aver giocato una carta con il... non ti resterà che concludere il turno. Sì, hanno preso tutto quanto, tutto questo da Thronebreaker. È bellissimo come campo di battaglia così, molto 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 più iconico, molto più personale, che non una mera griglia marrone, diciamo, dai. Il giocatore di cui esercito ha il maggior numero di punti forza, alla fine di un round vince tale round. In caso di parità, entrambi i giocatori sono un punto vittoria. God have mercy on me. Excellent. Now hold your position. D'accordo. Vado a vedere un attimo che carta avrà lui per vedere chi vincerà il round. Il giocatore non desidera continuare il round in corso, può passare il turno. Il tuo avversario ha appena passato il turno. There, per cui Dandelion... Another... È tempo di dare il colpo di grazia. Tail between its legs. This beast has some sense. Forse è andato a chiamare i rinforzi, amico mio. Mushrooms. I just had to have mushrooms. Ok, passiamo il turno. E via. We've got them outnumbered. We can do this. Slash, strike, kill. Il giocatore in cui si è ritrovato il maggior numero punti di forza alla fine di un round vince tale round, guadagnando un punto vittoria. Il primo giocatore che ottiene due punti vittoria vince la partita. And so, with some remarkable aid from Dandelion, the hapless travelers escaped with their lives. Yet their victory proved as unexpected as it was fleeting. Hear that? That frightened beast. It's returned. And it's not alone. Oh. Le carte distrutte e le carte rimaste sul campo di battaglia al termine di un round vengono spostate nel cimitero. Questo qua in basso, vicino a questo bel faccione. Ricorda, alcune carte non possono modificare tali regole tornando nella tua mano dal campo di battaglia. Esatto come è successo appena ora con Dandelion. Giocare per il primo nel round successivo. D'accordo, avanti, mi riguarda. E passiamo. Charge! Don't lie. We'll not leave you behind. Yeah! Necker, siamo momentaneamente in vantaggio. Però avanti di Dandelion. With pleasure. Right. Coming. On my way. Three against three. E ora vedremo se probabilmente con l'ultima carta ci supererà, immagino. Allora, il tuo avversario sta avendo un vantaggio di carte che ho ottenuto passando durante il round precedente. Then again, perhaps not. Superati alla grande. Un foglet. Goodbye, cruel world. Curtain. Il tuo avversario ha vinto un round perché ha conservato le sue carte nel round precedente, senza giocarle. A volte può convenire perdere un round per ottenere un vantaggio in quello successivo. È strategia di base per giocare di carte, sono fatti, dai. Oh. For the monsters retreated as if stricken by a sudden terror. Dandelion spun round to identify the source of their fear, spotted his savior and bellowed, Geralt! Finally! You even realize how long it kept me waiting? Nowhere near as long as I've waited to hear you say thank you. Saved your skin how many times now? What would you classic say? Geralt. Now step back and sheathe that blade before you hurt yourself. I beg your pardon? Before you deigned to show up, I actually killed one of these beasts myself! Mm-hmm. No witnesses, I take it? Ok, allora,
cominciamo subito con una guardia. Buttare qualcosa. Tanto ormai o la volo spacca. Non abbiamo più possibilità. O vinciamo questo round o è finita. Victory is within reach. Oh, another one, help! Somebody help me! Bellissimo. Andiamo di prendere Lion. You scoundrel, you rogue! Another monster! Another beast! E come colpo di grazia, beh, signori miei, direi proprio di usare Geralt di Rivia. And his last words. Ha! We won! We are victors, do you see that? My selfless final assault turned the tide! Bello, bello, bello con questa modalità storia così. Carino, decisamente carina come meccanica. The travelers, not in want of coin, rewarded their saviors generously. Then offered yet more in exchange for another small favor. Allora, andiamo ad andare avanti. Le tue ricompense. Un barile 7 base. Ogni barile contiene 5 carte. I barili possono essere aperti nel negozio. In their panicked flight from the monster swarm, they had abandoned a wagon heavy with valuables. They wish now to recover it and make haste out of the Moldawood, with the Witcher as their armed escort, of course. Geralt was, at first, inclined to refuse. Yet Dandelion, upon hearing the promised sum, swiftly persuaded his friend to accept the contract. The Witcher would prove he was well worth the coins soon enough. D'accordo, vediamo subito in cosa consiste. The wagon stood abandoned and turned upon its side at the road's edge, right next to a monster nest. Damn it. No telling what's in there. Need to be careful. Whatever your orders, Master Witcher, we trust you. È qualcosa di bellissimo. Il campo di battaglia ha tanti di quei dettagli che veramente è impressionante. Il giocatore che inizia il primo round riceverà la carta vantaggio tattico. Vantaggiato dovrei avere un'unità sul campo di battaglia. Metti in gioco con un'unità immune, condannata. Ordine. Potenza di 5, un alleato, poi viene bandita. Molto interessante. Beh, direi di mettere uno a random di questi. Immagino che è la guardia mercenaria. Nessuna abilità, nessuna abilità. Però questa qua ha un'abilità. Prima fila, potenza di 1. Ritrovi potenza di 1 tutte le altre unità su questa fila. Cazzo, molto bella. Sebbene sia la stessa carta, praticamente ha questa qua ha un potere diverso. È carina come cosa, decisamente carina. Ah, questa cosa converrebbe mettere tutte le carte qua, praticamente. Abilità di schieramento, quindi si attiva quando praticamente la mettiamo la carta. Non ci ingriviamo a 10, però a sto punto la mettiamo qui. Le altre. Dell'avvantaggio tattico per aumentare la forza di una delle tue unità. To arms! This is proving easy. Too easy. Troppo bene, effettivamente. Effettivamente, e mo ci mettiamo questa. La forza combinata delle carte è abbastanza da fornirti un vantaggio significativo. Forse puoi vincere il round senza giocare la tua ultima carta. Lo perderemo sicuramente il round, immagino. Stop. Everyone stay back. It could be a trap. Il tuo avversario è passato, probabilmente la sua ultima carta era troppo debole per vincere. Tu e il tuo avversario manterrete la carta non utilizzata. We've done it! We've won! Ottenuto decisamente quella sbagliata, immagino. Però va bene così. Keep your wits, dammit. This isn't over. Oddio, abilità, carte con abilità non sono mai sbagliate da prendere. Poi vediamo un po' cosa si tireranno fuori adesso. Oddio, un Geralt non è male. Direi possiamo potenziare ulteriormente con la carta di prima. From the depths of the nest emerged a wave of monstrosities, covered in mud and congealed blood, their eyes burning with hatred. Ok, quindi sono semplicemente attirati. Ciò che hai preso finora per vincere un altro round, vincendo così la partita. D'accordo.
Non di 4 unità, nessuna abilità, nessuna abilità. Ok, quindi subito capo della carovana. Tutti di retrochina. Danneggia di 4 unità. Conviene farlo? Non conviene farlo. I hate portals. Bellissimo per i doppiatori originali. È una figata. Ok. By the rates of Morhawk. Unità ordine non possono essere utilizzate finché non è passato un turno da quando la carta è stata posizionata sul campo di battaglia. L'icona della parte inferiore della carta mostra quando l'abilità è utilizzabile. Ah, ok. D'accordo. Perfetto. Fine turno. Prossimo turno. Io rompiamo il buccio di quello. La carta quindi ora puoi usare l'abilità ordine. Abilità. E indeboliamo quello. E ora guarda mercenaria. Tridem! Sembra che abbiamo fatto un bel bonus così. Cioè, not bad. With Geralt leading and guiding their efforts, the travelers defeated the wretched horde and recovered their wagon of valuables. Quindi le nostre ricompense consisteranno in pepite. Ok, mi piace. Le pepite possono essere barattate nel negozio in cambio di barili, carte e frammenti specchio che ti permettono di giocare in modalità arena. The caravan then resumed its journey. Le citazioni quelle belle. Towards Aldersburg. The forest's edge was not far. With a favorable wind at their back, they would arrive at the city gates before nightfall. But rarely does a favorable wind blow through the Moldowood. Stanno fuori un murale sfighissimo comunque. Vabbè, a parte questo, dicevo citazione di classe, più che altro perché i frammenti di specchio sono una bella citazione a Heart of Stone, la prima espansione di The Witcher 3, in cui il protagonista è Gunther Odin, diciamo, protagonista antagonista è Gunther Odin, ovvero il Djinn, praticamente. Il genio degli specchi. Ed è ironico il fatto che in questo Gwent praticamente sia lui a gestire l'arena, proprio i frammenti dello specchio, per quello noi dovremmo andare a dargli questi frammenti, per poter, diciamo, fare questo piccolo collegamento mentale tra il gioco e il Gwent. È bellissimo come cosa. Accettatelo, è bellissimo. D'accordo, combattimento nuovo. Siamo a metà, penso, del tutorial. As our heroes and their companions rode through a village that lay in ruin, a man in a tattered uniform emerged to meet them. In the name of King Damavent, I command you to stop. A toll is owed. You must pay it here, you must. In a ravaged, deserted village in the middle of the woods? Interesting place you've chosen for a toll, collector. Your authority. You know, the writ that grants you the right to collect? I wager it's just as interesting. And I'd very much like to see it. Well, a pair of slippery snakes you are, ain't you? I wonder if you'll keep laughing once my flail's knocked all your teeth out your mouth. Get them, lads! Sì, prima che diciate qualcosa, la cam, che sta dando quei due appaiono con cui i personaggi che parlano, non è propriamente l'ideale, però ci può stare, dai. Tanto in teoria dovresti riuscire a leggere comunque nel caso. Ne gioco una carta Geralt. Geralt ha un'abilità schieramento, la quale si attiva non appena la carta viene collocata nel campo. Geralt diverso. Tutte le unità nemiche più forti. Icari. Bellissima. Real bloody magic. Don't shit yourself silly at the first sign of luck. This ain't over just yet! Geralt, look out! Cosa si ferirà? Esatto. Il tuo avversario ha appena usato un manufatto dotato di abilità ordine. Contrariamente alle unità, i manufatti possono essere usati immediatamente dopo averli posizionati sui campi di battaglia. D'accordo. Take that, you freak! No! Master Witcher, do you require aid? No. Tranquilli. I'll manage. Tocca a te. Alchimia è un'altra categoria di carte. Gioca la carta rondine per aumentare la forza di Geralt. Più forti di prima. Le carte speciali vengono scartate dal cimitero immediatamente dopo il loro uso. Queste carte sono contrassegnate da un'icona particolare. That ought to do it.
Molto bene. You won't take us alive! Ci vogliono 4 turni perché si ricarichi la lancia. Che figata! Stai andando bene, la vittoria è assicurata. Passa il turno per conservare la carta nella tua mano per il prossimo round. Dandelion, need to see to my wounds. You're in charge. But I... Figure it out. Le carte dorate di fervore possono attivare la propria abilità nello stesso turno in cui vengono giocate. È meglio tenere per dopo l'abilità di Dandelion. Essa è più efficace quando ha più unità sul campo di battaglia. Molto logica come cosa. D'accordo. Tutti gli altri hanno nessuna abilità, per cui cominciamo direttamente con... Aspetta... Potenza di 1 tutti gli alleati, indipendentemente dalla fine in cui sono. Mi sta bene, mi sta molto 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 bene. Got the bastards! What doesn't kill you? Two arms, men! Aye, right away. Ok, easy peasy. Facciamo così. Cursed traitors. This don't look good. This don't look good at all. With life, mates! For love and honor! Sod it. Sod it all. Not so tough without your Witcher, are you? Actually, we are extremely tough. Dangerously so. Deadly, in fact. Non so male. Much so, we're giving you a leg up! Death to the enemy! Okay. Ecco, prossimo turno guadagneremo 2, 4, 6 punti praticamente. Master Dandelion! They've got the upper hand! Superare il tutto. We cannot survive this! They'll slaughter us all! To the last man! Calm yourselves, men! I've an ace up my sleeve! Now that's smart. Yappe! What the devils was that? A dwarven battle song. Canto di guerra nanico. Nothing quite like it to stir a fire in your heart. Now, at them. Che figata. Molto carino. Decisamente molto 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 carino. Victory! Sweet, sweet victory! The travelers had managed to fend off the bandit deserters. Alas. This did not at all mean they had left danger behind. Teniamo questo giro. Componenti. Quelli che serviranno per craftare le carte, immagino. Puoi usare i componenti per creare nuove carte nella sezione di creazione del mazzo. Molto bene. The unexpected skirmish had delayed them. It was clear they would not leave the wood before dusk. And the Moldwood, hazardous by day, turned utterly deadly by night. The travelers required a safe location in which to pitch camp, post-haste. And here, fortune shone down upon them as they soon discovered a cluster of elven ruins. D'accordo. Rovine elfiche solitamente c'erano pericolosi e oscuri segreti. Also discovered they were not alone in choosing the ivy-covered stone structures as their shelter. Varla! Who approaches? Merchant caravan. We mean no harm. You think me so gullible, Dwan, to believe these words you proffer so easily. You humans hunt us like animals. Half our unit lost just 2 days past. It wasn't us, I assure you. We had nothing to do with... Gods, what was that? Comandante avversario. Erica's queen. Must have followed our trail. We destroyed her nest. She's out for revenge. Oh, typical. You disturb nature's balance in the forest and now stand bewildered as it seeks to restore it. Seems we can't count on their help. Close ranks, now! D'accordo, il tuo avversario ha dalla sua parte un comandante. Ciascun comandante ha una propria abilità particolare. Per saperne di più, seleziona il comandante. Danneggia 2 nemici di 2. D'accordo. La sua parola ne ha ereditato l'ammirabile bellezza. Molto bene, quindi iniziamo a giocare la carta.
35 un alleato. Ok, come al solito questo Dandelion generoso verrà messo in campo per ultimo. To arms! Entrambe le tue file sono sotto l'effetto della nebbia. Questo è uno dei numerosi effetti su fila che incontrerai. Nella maggior parte dei casi, gli effetti su fila influenzano positivamente o negativamente tutte le carte presenti in una determinata fila. In questo caso la nebbia dovrebbe danneggiarci, se non ricordo male. Il tuo avversario ha appena usato l'abilità del tuo comandante per danneggiare una delle tue unità. Vabbè, ci ha tolto 4 punti a questa, per cui ora in teoria non dovrebbe avere più possibilità. D'accordo, scorta della carovana. È impenetrabile. Per 4 turni alleati, all'inizio del turno danneggia di 2 unità più forte della fila. Oh merda, era meglio metterlo qua davanti. Merda, vabbè, non importa. Non è un problema. Ho sbagliato io. Devo leggerla meglio. No, it's not possible. Sti cazzi, no? Mannaggia. Hey, long ears! Once this beast finishes with us, you know you'll be next, right? He speaks true, Sokka. Blood ass. So be it. Attack! Blood ass. Che figata. Circumstance to do so. Eternal foes stood shoulder to shoulder against the monster horde. Indeed, it was truly a rare sight. Humans and Squirtle fighting side by side amid elven ruins. Geralt, can you imagine the ballads? Can you hear them? Won't be no ballad if you're dead. Focus, damn it. D'accordo. Le unità possono essere messe in gioco in una delle due file, quella del combattimento corpo a corpo e quella del combattimento a distanza, ma ricorda, le abilità di alcune carte funzionano in modo diverso secondo la fila in cui le posizioni. Allora, schieramento, potenza di 2 e un alleato. Danneggia di 2 un'unità, portata 2, quindi possiamo metterlo anche qua giù, praticamente. Ah beh, l'ideale è mettere l'elfa danzatrice di guerra. Mettiamo qua davanti a sto punto. Watch and learn. Ok. Death to Old One! Due turni così. Due file, non file, ultima fila contro l'ultima fila. Lì sono praticamente 4 punti. Come l'ha tesionato il tuo esercito, non dimenticare di usare al meglio la sua abilità. Da questo momento dovrai guardare con le tue forze. Sfrutta ciò che hai impreso per vincere. Look, it's wounded, okay. On its last legs! Valoi, attack before it scurries into the wood! Guarda il comando. Potenza di 20 un'unità, sti cazzi. Abilità attivata manualmente dal giocatore. Le carte devono attendere un turno dalla loro messa in gioco per poter utilizzare questa abilità. La foresta è la nostra casa e la vostra tomba. Bello. Allora, cosa abbiamo? Girl di Rivia. Scavezzacollo elfico o cacciatore elfico. Danneggia di 2 un nemico. Se sopravvive questa unità si potenzia di 2. Se sopravvive questa unità si potenzia di 2. Cominciamo con lo scavezzacollo. Accursed racists! Subito così, mi piace. piccolo cacciatore.
Now we will see who is weak. Molto bene. Visivamente è una meraviglia, è veramente meraviglioso. The Arrakis Queen staggered, shrieked, and emitted a blood-curdling howl before collapsing onto the wagon and smashing it to bits. Ok, in teoria è penultimo scontro, quindi ora dovremmo avere il gran finale, immagino, vedendo un attimo il murale. Polvere meteorica. La polvere meteorica può essere usata in particolare per acquisire decorazioni e creare carte animate. Che è la cosa che più mi interessa, con difatti. Someone was there, trapped, but alive. An elf, badly bruised, his limbs bound with rope. The Scoia'tael recognized him at once as the leader of a lost guerrilla unit. The alleged merchants had captured him for transport to Aldersburg, where he would first face torture and then the hangman. While they collected hefty reward. Mi sono condannati praticamente a combattere contro gli elfi. The wagon's occupant put an immediate end to the alliance forged just moments before. Our heroes found themselves between a rock and a hard place, left to examine their conscience and loyalties, and in consequence to con le parti schierarsi. Beh, direi degli elfi che gli umani ci hanno mentito. Ci hanno sfruttati, non rendendoci partecipi del pericolo che avremmo avuto, aiutandoli praticamente. Fanculo. Elfi sia. Bisogna che iniziare per prima. Molto bene. C'è una carta da ripescare, 03, al Mulligan, semplicemente, se conoscete un po' Magic, per intenderci. Nel ogni round potrai sostituire alcune carte indesiderate dalla tua mano, con altre diverse. Il giocatore che inizia la partita può ripescare una carta aggiuntiva. Allora, carta da ripescare. Boghera lo teniamo, Dandelion anche, aiutante Havkarina anche. Scavezzacollo, arciere. Nebbia impenetrabile. Questo è interessante. Io così quasi toglierei questo. Non è servito un cazzo, però va bene. Bello così. Scavezzacollo. In una normale partita di Gwent inizierei con 10 carte in mano. Questa è l'ultima battaglia del tutorial. Sfrutto ciò che hai imparato per sconfiggere il nemico. Mi sta bene. Cura un alleato. Bella, molto bella come carta. D'accordo. Allora, vantaggio tattico. Potenza di 5 un alleato. Poi viene bandita, sarà scelta di battaglia. D'accordo, l'ideale questa qua no. L'ideale potrebbe essere giocarci l'elfa e magari potenziarcela immediatamente. For Brad! Ricordiamoci della totalità e le unità S adiacenti. Quanto è il comando? Potentemente un'unità. D'accordo. Dobbiamo giocarcela bene in questo modo. To arms! Quindi, questo elfo è mio. Capito? Se. Vedremo. D'accordo. Passo io. Chi me lo fa rendere avanti? Molto bene. Ok, molto bene. C'è una carta da ripescare. Sparacino elfico. Danneggia di 1 un nemico. Se viene distrutto, riceve il recupero di 1. Recupero 2, portata 1. Mm.
Non penso di averla capita molto bene, però d'accordo. Cos'altro ci peschiamo? È una di queste? Ma sì, tanto. Scusate, madonna che sia limitato a questo, il nostro mazzo. Abbiamo vinto nel round, per cui vieni scavezzacollo. If I'm to die, I'll do so sword in hand. Try them! Too fast for you, Dwan. Yeah. My favorite cut of lamb. The shank. Tutte unità nemiche più forti, per cui se lo faccio adesso, praticamente lui rimarrà senza due carte. Però è possibile anche che lui giochi carte uguali o inferiori. Per cui aspettiamo un attimino. Prendi due un alleato. We ought to help one or the other. Certo, lui potrebbe anche incularmi, visto che sono tutte e tre, per l'appunto. Per l'appunto. Allora, cosa facciamo? Devi giocarci direttamente un Geralt, Geralt Igni. Let's get this over with. Molto bene. Don't like this. Puoi. Ci giochiamo. Tagliamo tutti gli alleati per ultimo. Oi, hai there! Come here! Della corona rimangono 5 carte. Lo stesso che abbiamo noi, ma noi abbiamo diversi potenziamenti da poter fare. Allora, scavezzacollo, dai. Accursed racists! Cursed traitors. Poi, cerchiamo un Geralt qua davanti. Let's get this over with. Sod it all. La cosa fighissima di questo gioco è che anche ogni carta, a parte avere un'animazione molto 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 carina, ha anch'essa una piccola citazione. Se è ciò che serve a salvare il mondo, allora è meglio che il mondo finisca. Tutte piccole citazioni derivanti comunque dai libri o dai giochi, ed è qualcosa di spettacolare. Allora. Spadaccino elfico. Let us sing the song of steel. Don't like this. Oh no. Sod it all. Amico mio. Diciamo che sarà soverchiante per la vittoria. Soprattutto perché questi elfi hanno un gran bel potere. Direi proprio di sì. Vediamo, cosa sarà in grado di fare adesso? Beh, nascosto. Bello. Hanno fatto un gran bel lavoro, direi, con questo upgrade finale del Gwent. Si spera finale. Che fra qualche mese si rivoluziona nuovamente. Geralt and Dandelion supporting the elven guerrillas in battle. I know not their reasoning. Perhaps they concluded that justice lay in the Scoia'tael camp, though just as likely they may simply have disliked being played for fools. Esattamente. Mai ingannare Geralt, mai ingannare il Witcher, mai tradire la sua fiducia. Comandante Refoltest. Prendete di uno gli alleati che fornisce fervore e tre cariche. Kraken Crate. Comandante dell'isola Skellige. Nanto, prendete di uno. Emir Van Emerace. Eredin Brackglass. Figata. Sul mazzo è un comandante per ogni fazione. Puoi servire la sezione di creazione del mazzo. Our heroes turned and strode away from the elven ruins. Battle sounds still echoing behind them. Tears welled up in Dandelion's eyes, then spilled and trickled. Is this the way it would always be?
Would humans and elves never live in harmony? Non in questo mondo. Thereafter, Bardo. The Witcher strove to avoid these woods, and did his damnedest never to meddle in settling others' scores. What a tale. So something wicked dwells in these woods after all. Go on, tell us another. So, perhaps the one about... Tales are nice and all. This time he moved on. We really got to chain him? Got no choice in the matter. Stand up. Right. As you wish. Sì, hanno messo un qualche di linea di storia in background, veramente, 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 veramente carina. Ecco, questa roba qui è stata bellissima. Forse uno dei tutorial più belli che abbia mai fatto. Avatar Geralt, ottimo, 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 finalmente, perché dopo l'ordine di spendere l'ho già preso. Vedi che ricompense da contratto, con Teodo. Ok, momento, 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 guardiamo un attimino l'hub che abbiamo. Brave mazze Gwent è online, è un nuovo modo di condividere e sparare i mazzi. Se gli amici su Gwent tieni dei bonus, d'accordo, invocando la carta premiata garantita, carta premiata animate, neanche male. Pacchetto preordine, vabbè, questo lo vedremo appena uscirà, magari. Abbiamo Gioca, che semplicemente consiste nella stagionale, quindi partite classificate, dobbiamo arrivare almeno a livello 10 per poterle fare. La classica, praticamente. No, stagionale è proprio. Sono con premi stagionali, è una classifica a parte per la stagione, diciamo. Dove avremo dei premi diversi. Con un'orsa implacabile sul campo di battaglia. Ma ci sono delle regole particolari, immagino. Classico, vabbè, progressi in classificata. E addestramento classico, quello nel gioco offline, con dei fatti. Cambia skin del comandante. Questo blocco è l'intero di un albero delle ricompense. Che figata. È bellissimo. Controlliamo un attimino anche il resto. No, questo l'abbiamo già visto. Nel figure iniziale abbiamo quindi Marais, Flagello del Nord, Fiamma Bianca. Che figata. Figata che ci sono tutte queste sfide comunque da dover soddisfare per poter avere queste, anche solo bisogno delle skin alternative. Niente, queste cose mi intrippano troppo. Le linee settentrionali. Guardiano venerabile. Di base lasciamo quello che c'era prima. Cambia tavoliere. Ok. Dedicati a Renzo Dorale include tavoliere Liria, skin Demevald, alleato di Liri, avatar Conte Caldwell, Mahakam. Che figata. Che figata, che figata. E il dorso. Niente, questo è quello stagionale. Bello. Madonna, molto figo. D'accordo. Detto questo, andiamo un attimo indietro. Abbiamo l'arena. Che non voglio parteciparvi, Non è un museo di arena. Regolare del patto. Fronte a altre povere anime che hanno stretto un patto con Gunther Odin. Più avversari sconfiggi, meglio saranno le ricompense che otterrai. La partita è concludata dopo aver perso 3 volte. Ho vinto 9 volte. Esci. Conto di... partecipazione, un frammento dello specchio. Direi di no. Direi che è troppo presto. Thronebreaker. Ci manda direttamente al gioco Thronebreaker, se lo abbiamo comunque acquistato in libreria. Creazione del mazzo. Ah. Ok, qua come dicevano prima, il poter creare le carte. Quindi crea, ricicla e indietro. Che figata. Che figata, che figata. Cioè, da perderci la vita dietro, per diventare bravi veramente, però che figata. È il negozio. Apri barili di carte, poi metto il bundle, pacchetti e Thronebreaker. Cioè, quanti fatti è lo shop. Ah, qui vabbè c'è tutto il video di presentazione del gioco. Figo che hanno collegato il tutto in una specie di questo unico hub nel negozio. Molto carino, molto 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 carino. Pacchetto iniziale, un'offerta unica e conveniente, ma anche no.
Allora, tre notizie. No, sono tre missioni. Le missioni del giorno vince la partita con fazione di Nilfio, vince la partita con fazione di Scoletto, vince la partita con fazione degli arrangi settentrionali. Seguiti. Seguiti zero. Pam, pam. Ok, pam. Molto bene, molto, molto, molto bene. Cosa si può fare? Cosa possiamo vedere? Abbiamo un po' di cosine qua, direi. Da poter rivendicare. Ricompense. Ah, Reinhard Otto. Dopo prendo un baule specifico in Thronebreaker, non giusto cosa di... alcuni premi che ho ottenuto nell'altro gioco. Carino come cosa. Specifico baule in Thronebreaker, d'accordo, un bordo dedicato al regno di Rivia, con quel simbolo. Punti ricompensa. Siamo all'inizio, raggiungi livello 3 giocando in qualsiasi modalità. Molto bene. Faccio vedere io il tutorial di Thronebreaker. Ok, simpatico, simpatico. Livello delle ricompense, cosa abbiamo? Ok, il famoso albero che ci dicevano. Quindi, tutorial, stagione dell'orso, livello 10. Per la questione di tutti i nodi. Abbiamo 28 per ogni fazione, che è parecchio impegnativa. Ah, altri comandanti, che figata. Adda. Allora, continuiamo a regni stagionali. Come funziona qui la cosa? Ok, noi partiamo da qua. Costa un punto di ricompensa. Noi abbiamo praticamente 12, se non sbaglio. Esatto. Punto di ricompensa, come li facciamo? Bella domanda. Bella domanda. Però è fighissima come cosa. È veramente, veramente, veramente figa. Etne. La regina delle Driadi ha gli occhi d'argento fuso e un cuore d'acciaio. Spettacolo. Spettacolo. Controlliamo un attimino. Adda. Il personaggio che più mi interessa alla fine dei regni settentrionali, immagino. Che è il personaggio che vediamo, la principessa che viene salvata nella intro di, del primo Witcher come videogioco. Che c'è anche in uno dei primi raccolte di libri. Della storia in cui lei viene salvata praticamente. Ma lei se ne fu annullata, ma il suo appetito per la carne cruda non svanì. È fighissima come cosa. Energia di 8, un'unità. È davvero manualmente il giocatore, perfetto. È stupendo, stupendo, stupendo. Lorenzo Mastroianni addirittura. Figo. Figo, figo, figo. D'accordo. Cos'altro abbiamo? Ah, le libro di ricompense. Dice di spendere i punti, semplicemente. Il nostro obiettivo qua, invece. Grado attuale, prese di ricompense giornaliere in corone. Il livello 8 e 7. Un po' di avatar. Chi abbiamo qui? Cagnolotto. Witcher. Di The Witcher 1 o 2, immagino. La regina Maeve. No, questo Geralt va più che bene. Bordi. Mettiamoci questo a sto punto. È proprio sobrio, come si suol dire, però. Spettatore appassionato di Rivia. The Evil Phoenix di Rivia. Mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace. Prendo che avremo un po' di capitani a poter mettere. Abbiamo perso la carta che avevamo prima, dai, maledizione. Vabbè, a sto punto mettiamoci Eredin e diavolo. Chiudi. Perfetto, signori, detto questo, io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima. Con qualcosa di un po' più interessante, magari ci andremo a fare un po' di partite, magari di addestramento, vediamo. Giusto per vedere un attimino come consiste. Ah, semplicemente partite a random, così. Vabbè, signori, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Buona serata.